di essere venuto, Eugenio, di aver accettato il nostro invito. Noi volevamo farlo un po' più avanti, ma Eugenio l'abbiamo braccato mentre stava facendo un sorvolo verso Bassano, proprio in questo periodo. Prima di iniziare, io volevo solo ricordarvi, e ricordare anche a te, Eugenio, che praticamente la nostra conoscenza, amicizia, è diventata maggiorenne. Quest'anno è Sì. maggiorenne. È cominciato tutto quando Eugenio ha autopubblicato, diciamo così, il primo libro, Sì. Duri e Puri, e era aspettando il 1929, Esatto. un libro profetico, Sì. direi, sapendo quello che è successo dopo. Bei E ricordi. io, prima di iniziare, avrei solo bisogno di capire, anche per favorire Eugenio, chi conosce bene criptovalute e Bitcoin, in modo tale che abbiamo modo di capire dove andare a parare. Perfetto, ok. C'è anche chi non sa poco o poco nulla, giusto? Giusto, Giusto. perfetto. Bene, allora, proprio prima di cominciare, io comincerei proprio da questo. Allora, Eugenio ha esplorato mondi finanziari e anche non finanziari, no? Non sto a fare l'elenco di tutti i libri scritti, però insomma da tempo sta esplorando e vestendo mondi che non hanno più, voglio dire, a che fare con moneta fisica. Ma dal 2018 hai appunto il presidente di Uchain SPA, fondata nel 2018 e fu il primo esperimento in Italia di questo incubatore finanziario che investe appunto in nome e per conto proprio. Ecco, In allora, crypto asset. in crypto asset, esattamente. Quindi andiamo un attimo per ordine. Cosa sono le criptovalute? Perché di queste criptovalute il Bitcoin è quello più conosciuto? E poi una domanda da stadio, ma ce n'era proprio bisogno? Buon pomeriggio a tutti, grazie Marco per l'ospitata. Mi fa piacere tornare a Bassano da Grappa dopo anni e anni, soprattutto pausa pandemica, e ricordo ancora la prima volta che sono stato ospite tuo qui in galleria. Era verso la fine del 2006, da lì poi è nata un'amicizia che, come potete vedere, dura ormai da quasi 20 anni. Proviamo a fare assieme un excursus storico per mettere assieme tanti tasselli in modo tale da arrivare a capire come sono nate le cripto, perché sono nate e che futuro ci attende innanzi nei prossimi anni, e che riguarda e riguarderà tutti quanti, anche quelli che adesso in qualche modo sono scettici. Prima abbiamo menzionato il 1929. Se torniamo indietro con la memoria, qualcuno si ricorderà perfettamente della crisi del 2007-2008. Io ho su questo una memoria elefantiaca, perché c'era un isterismo collettivo nel 2008 verso la fine dell'anno, legato al crash E lì. ci abbiamo fatto anche due spettacoli, se ti E ci ricordi. abbiamo fatto più di uno spettacolo, riempito teatro, divertiti, feste, tutto quello che c'è stato poi in seguito. Però proprio in quell'epoca, quando si aveva perso la fiducia su la finanza cosiddetta tradizionale, il comportamento dei banchieri centrali, ritenuti in parte rei di aver consentito il trasformare investimenti, tra virgolette, sicuri come i mutui, in investimenti tossici. Ve li ricordate? Tutta la narrativa, anche giornalistica, di quegli anni. Sono passati 15 anni, però oggigiorno sembra che stiamo rivivendo qualcosa di simile, richiamando al caso della Silicon Valley Bank, che poi tratteremo. Ebbene, proprio in quel periodo, alla fine del 2008, quando c'era una paura dannata dell'economia e della finanza tradizionale, un fantomatico programmatore chiamato all'anagrafe Satoshi Nakano, scusate, conosciuto con il termine di battaglia Satoshi Nakamoto, varò, lanciò, creò, fece pubblicità a questo protocollo innovativo che consentiva alle persone di potersi affrancare dalle banche centrali e creare una cosiddetta peer-to-peer cash electronic system, ossia un sistema elettronico di denaro peer-to-peer che poteva essere scambiato tra le persone, tra i conoscenti,
senza la necessità che ci fosse un'autorità garante di questo scambio, ossia senza un'autorità centralizzata, tipo una banca centrale, una banca di investimento o qualsiasi altro ente, un governo che si interponesse. All'epoca stiamo parlando dell'inizio del 2009, perché l'idea nacque alla fine del 2008, quando c'era il terrore trasversale in tutto il pianeta Terra per i rischi legati agli investimenti tradizionali. Nel 2009 questo plausibilmente sviluppatore piuttosto conosciuto negli ambienti della crittografia, di cui magari poi spenderemo qualche piccolo frangente, comunicò attraverso un'email criptata a circa 200 tra le migliori menti negli Stati Uniti specializzati in crittografia. Guardate che io mi sono inventato questa cosa, che era il protocollo Bitcoin. Che cosa ne dite? Quindi spammò 200 persone non prese a caso, tra le migliori dell'epoca, quindi master all'MIT, tanto per dirvi, specializzazione in statistica, capacità di programmazione da professionista, ovviamente grandi conoscenze del tema della crittografia e così via. La maggior parte di queste persone ignorò o derise la proposta di riuscire a voler andare a sostituirsi al denaro cosiddetto convenzionale, quello che tutti noi accettiamo perché sappiamo che c'è un'autorità terza centralizzata che lo garantisce in teoria. Questo è quello che diamo tutti per assodato. Ebbene, qualcuno rispose a quel primo invito, e questo qualcuno è Harold Finney, un noto programmatore degli ambienti crittografici negli Stati Uniti. Poi da lì nacque un botta risposta via email, e lentamente si iniziò, come si suol dire, a minare Bitcoin. Nacquero vennero minate, quindi prodotte, le prime quantità di Bitcoin che sono ancora ad oggi disponibili su un wallet pubblicamente consultabile, circa 1 milione di pezzi. Fate voi quanto valgono oggi 1 milione di Bitcoin su questo wallet a circa 20.000 dollari. Con il tempo poi si sono affiancati a questi sviluppatori, per curiosità, per interesse, altre persone, ovviamente del mondo sempre dell'informatica, dell'high tech, i geek, tutto quello che era legato al mondo della curiosità tecnologica, dell'innovazione tecnologica, e da lì cominciarono a nascere dei, chiamiamoli, meetup in cui si sviluppava, si conosceva, si approfondiva, si faceva conoscere questo esperimento di moneta, fino poi arrivare ai giorni nostri, che quell'idea originaria è stata completamente nel tempo stravolta, perché sono arrivati proprio i nemici con i quali si voleva dibattere, ossia le banche, le istituzioni finanziarie e recentemente anche le banche centrali. Quindi la mission originaria, quella di trasformare questo Bitcoin in una moneta, tra virgolette, del popolo che potesse essere utilizzata nel vivere quotidiano, oggi la dobbiamo tranquillamente accantonare, perché è diventato esclusivamente uno strumento di speculazione finanziaria. Sì, poi io ricordo che, poi correggimi se sbaglio, ma una delle 200 mail a cui aveva mandato era andata anche a della stampa specializzata, e anche quella è stata snobbata di brutto, e poi invece abbiamo la stessa stampa che invece adesso sta molto molto attenta. Ma torniamo alla domanda da stadio, no? Cosa me ne devo fare io di una moneta digitale se non comprare qualcosa? Magari nel dark web, magari armi, droga, sesso, rock and roll, cioè fammi capire. Noi metteremo questa videoregistrazione su YouTube nei prossimi giorni. Vedrete che shitstorm ci arriverà sui commenti per aver detto che ancora oggi Bitcoin si utilizza per acquistare documenti falsi, armi non tracciate e così via. All'inizio, Marco, tuttavia, ha fatto un'osservazione molto precisa e cronologicamente databile, che una delle persone piuttosto influente a livello mondiale, che diede un grande slancio a Bitcoin per i primi episodi di adozione, lo conosciamo tutti. Questo
è Julian Assange attraverso Wikileaks, il sito che consentiva di conoscere documenti che venivano recuperati attraverso talpe, attraverso leak, appunto fuoriuscite di informazioni riservate e rese di dominio pubblico. Ebbene, se qualcuno se lo ricorda, Wikileaks ricevette un bando da parte del governo statunitense per tentare di bloccarlo, quindi renderlo inoperativo, e come? Non consentendogli più di poter ricevere donazioni o tramite bonifico bancario o tramite carta di credito. Fu allora Wikileaks, che faceva parte oltretutto di uno di quei gruppi di consenso informatico conosciuti come i cypherpunk, abbastanza conosciuto per chi ha studiato la storia di Wikileaks, questo gruppo di informatici libertari, fu proprio lui a lanciare l'avviso: volete aiutarci, volete farci sopravvivere, fateci le donazioni in Bitcoin, che all'epoca si riteneva non tracciabile e non censurabile. Poi con il tempo il tutto è cambiato, però quello fu uno straordinario lancio che consentì a Bitcoin di avere una visibilità su scala mondiale, perché ci si rese conto che con quello strumento si potevano bypassare attività appunto di censorship, ossia di blocco finanziario, di embargo economico e così via discorrendo. Ad oggi tutti sono focalizzati su Bitcoin, tranne noi ad esempio di YouChain, parlo come incubatore finanziario, perché sotto a Bitcoin con il tempo si è sviluppato una prateria di tecnologie di nuova generazione che si ispirano a Bitcoin come logica, come processo di adozione, come in parte anche tecnologia, per consentire nei prossimi anni l'utilizzo e l'adozione di digital app, digital application, di cui tutti quanti noi non avremo bisogno attraverso gli smartphone di ultima generazione. E questo nuovo mondo che è innanzi a noi si chiama Web 3. Il Web 3, bene o male, ne avete sentito parlare. Il Web 1, il Web 1, tutti ci siamo passati. Il Web 1 era login e password. Davanti a un desktop metti la login e password e entri su un sito. Poi è arrivato il Web 2 o il Web 2.0. Grazie a un altro, grazie all'intervento e al lancio di una... un dispositivo mobile che tutti quanti abbiamo conosciuto e che magari ancora ad oggi utilizziamo, che è stato l'iPhone dell'Apple. L'iPhone dell'Apple ha trasformato quel login e quella password in entra sull'applicazione con il tuo account di Facebook, entra con il tuo account di Google, con il tuo account Twitter e così via. Il prossimo passo, che è il Web 3, sarà connect your wallet. Qualunque esso sia, wallet di Bitcoin, wallet di altre blockchain emergenti e così via. No, infatti, questa era una di quelle cose che volevo capire, no? Cioè, Web 3... Che è il motivo che ispira il titolo del libro. Perché coraggiosi? Cosa vuol dire coraggiosi? Infatti, vogliamo parlare anche un po' di questa copertina, no? Abbiamo... perché tu hai già anticipato qualcosina, adesso cerchiamo di approfondire un po' meglio, anche perché oggi vorremmo anche parlare un po' di attualità verso la fine, perché insomma 2 giorni fa è successa una cosa, no? La 16ª banca americana affonda, un nuovo crack, quella della Silicon Valley Bank, e oggi, mi pare oggi, o ieri o oggi, salta anche la filiale inglese. E i giornali cominciano a chiedersi che cosa succederà, quindi poi sarà una di quelle cose che chiederò al Eugenio Benetazzo, che nel 2009 si definiva o veniva definito dalla stampa predicatore finanziario. Vero, vero. Ora diventa financial influencer. Ecco, ce lo spieghi qual è anche il tuo cammino da predicatore finanziario, perché poi il predicatore è quello che si mette in un punto e predica. All'inizio ci sono uno, due o tre che lo ascoltano,
Poi invece l'influencer comincia a essere qualcosa di diverso. Sì. Beh, premetto che no, io non mi considero né all'epoca predicatore né tantomeno oggi influencer, anche se mi danno questa etichetta. Oggi influencer può farlo grosso modo chiunque, l'importante è che abbia una community, una base di persone che seguono ciò che produce dal punto di vista intellettuale oppure anche artistico. Ad ogni modo, l'importanza della comprensione di questo passaggio è scaturito nel 2018, quindi perché ci troviamo qui a parlare di capitali coraggiosi? Io originariamente ero un trader professionista dei mercati finanziari regolamentati e fino al 2015-2016, quando sono stato avvicinato da qualcuno di questi geek all'epoca che parlavano di Bitcoin come il futuro dell'umanità, la salvezza della razza umana e così via, rimasi piuttosto scettico. Rimasi scettico perché, proprio come ha detto Marco, all'epoca la narrativa giornalistica era sostanzialmente riconducibile agli utilizzi non proprio ortodossi del Bitcoin. Sono annoverate sulle cronache della stampa anche non di settore i casi di persone che tentavano di estorcere denaro, farsi pagare gli hacker, certo, che rubavano dati aziendali, mi paghi in Bitcoin se vuoi e così via. Quindi all'epoca vi era almeno negli ambienti finanziari tradizionali un certo scetticismo nei confronti di questo Bitcoin, che oltretutto come fenomeno finanziario era anche modesto. Però nel 2018 io ho vissuto personalmente e professionalmente il cosiddetto bear market che ha caratterizzato quella straordinaria escursione che è andata da Bitcoin da $20,000 circa fino a scendere a quasi i $3,000. In quel periodo, per ragioni proprio professionali, ho avuto la possibilità di studiare e seguire il fenomeno. Non ci avevamo investito più di tanto, però vista la volatilità che caratterizzava lo strumento all'epoca, non regolamentato, avevamo manifestato un certo tipo di interesse, perché i trader cercano quello, la volatilità, non che salga o che scenda, ma qualcosa che si muova tanto in poco tempo. E quindi questo fu, diciamo, l'arpione, la lampadina verde che si accese. Iniziai a studiare, proprio dal punto di vista informatico, la tecnologia di Bitcoin e di tutto quello che nel frattempo era nato sotto Bitcoin, e capì che si stava, a mio modo di vedere, in quel momento 2018, quando ormai davano quasi tutti per morto quel tipo di ambiente, si stavano delineando i pilastri di una cosiddetta nascent technology, cioè di una tecnologia nascente in termini di potenziale di adozione. Mi avvicinai alla seconda cryptocurrency dell'epoca, crypto asset, che è Ethereum. Sotto Ethereum c'erano poi tante altre, tipo Cardano e così via. Quindi lentamente mi resi conto che c'era un potenziale innanzi a noi. Oggettivamente si usa un termine per identificare questo potenziale, che è disruptive, cioè qualcosa che è destinato a cambiare radicalmente le nostre vite. E da lì l'incubatore finanziario, tra l'altro c'è un azionista amico ormai storico, Massimo, ti saluto e ti abbraccio, qui innanzi a noi che ci sta ascoltando, si decise di fare questa scelta strategica di cambio di approccio al mercato, abbandonando i mercati finanziari tradizionali, riconvertendo tutta la società in un incubatore che investe capitale di rischio in nome per conto proprio esclusivamente sulle cosiddette blockchain di seconda e di terza generazione, cioè tutto quello che è sotto a Bitcoin e che a nostro modo di vedere rappresenterà, come fa comprendere anche il libro, gli ambienti, i settori sul quale potranno emergere le prossime FANG, ossia quelle aziende a livello tecnologico che conosciamo tutti e che tutti utilizziamo, lo do per scontato questo, e nel mondo cripto, proprio per il potenziale disruptive che c'è, da qui ai prossimi 3-5 anni, ci sono aziende che oggi sono concepite come blockchain o aziende fintech che potrebbero a rifare, a fare
20 per, 50 per. Questo significa che un determinato tipo di importo collocato al momento giusto con la selezione appropriata da qui a 3-4 anni potrebbe diventare 1000 volte più elevato, che è la motivazione originaria che aveva spinto tanti geek, cioè tanti amanti della tecnologia innovativa, tornando indietro 10 anni fa, a mettere quei famosi 100, 200, 300, 400 dollari sui bitcoin quando valevano un dollaro, quando valevano qualche dollaro. Chi avesse mantenuto quella posizione, avesse protetta, segregata, si sarebbe convertito in un multimilionario nel giro di qualche anno. C'è la possibilità, a nostro modo di vedere, di rifare, di rivivere qualcosa di similare, ovviamente a fronte di una digital asset picking ineccepibile. Sì, allora, tu hai cominciato a nominare il mare sotto Bitcoin. Poi hai detto effettivamente che nella vostra azienda alternativa, no? C'è qualcos'altro, no? Allora, adesso io vado a memoria, ma mi pare che siano, poi correggimi se sbaglio, sono oltre 15.000 le monete, sì, cripto, adesso 15.000, 17, 18, non è un'importanza, è uno sterminio, diciamo. È uno sterminio. Ok, allora, tutto quello che non è Bitcoin viene chiamato in gergo altcoin, no? L'alternative coin, cioè quindi qualcosa di alternativo al Bitcoin. Ecco, cos'è? Come uno può, diciamo, avere un faro o avere qualcosa che si possa capire che cosa c'è sotto in questo mare di altcoin, di alternative coin? Beh, questo è un assist, comprare il libro, se no che state a fare qua? Primo, secondo, bisogna iniziare a studiare. Cioè, se chi in questo momento si rende conto e percepisce che quello che stiamo raccontando, stiamo menzionando, rappresenti un potenziale non solo dal punto di vista dell'investimento, ma quindi in ottica disruptive, ma anche di tecnologia, adesso è il momento di fermarsi e dedicare un po', una parte del proprio tempo a comprendere questa grande trasformazione tecnologica. Perché se torniamo indietro con la memoria, vi ricordate la fine degli anni 90, quando c'erano internet, insomma, si era avvicinato, era disponibile. Ne parlavamo anche nei giorni scorsi con altri interlocutori. Chi si ricorda le aziende che avevano un sito internet statico a 5 pagine? E quanto costava all'epoca un sito internet statico a 5 pagine? E che fruibilità aveva? Praticamente pari a zero. Oggi un sito internet lo puoi fare in 5 minuti senza grandi competenze e spesso anche senza pagare, proprio perché c'è stato un'evoluzione della tecnologia disponibile che è impressionante. Ecco, noi ci troviamo innanzi a una trasformazione, una rivoluzione tecnologica di questa portata, solo che sarà notevolmente più veemente, notevolmente più poderosa. Primo, per la presenza ormai di oltre 2 miliardi di persone che hanno accesso alla rete tramite dispositivi mobili di ultima generazione, tipo questi qua che abbiamo innanzi a noi. Poi, secondo, percorsi di formazione e educazione universitari che sono fortemente incentrati a questi utilizzi. Terzo, una parte del mondo che conosciamo sta migrando lì. Tutti quanti noi oggi, nel bene o nel male, abbiamo un alter ego, abbiamo una second life nei social network. Chi è l'influencer, chi pubblica ricette di cucina, chi condivide le proprie passioni, tutti, sia per lavoro che per non lavoro, hanno una propria presenza sui social network. Potete stare sicuri, e tornerò qua casomai a ribadirlo fra 10 anni, che per quella data, 2030, almeno nelle economie avanzate, i 3/4 della popolazione avrà una presenza nel web free, in particolar modo nel metaverso. Cioè tutti quanti noi, 3/4 quelli più sgamati, avranno un proprio alter ego in un mondo virtuale tipo il metaverso, che poi casomai... Magari poi ne parliamo, sì. Il metaverso... il metaverso rappresenta la natura... naturale no, comunque...
dove stanno spingendo determinate forze per mutare l'interazione umana nei prossimi anni, in qualche modo per le giovani generazioni. Per castrare l'uomo. Bravo. Allora, bene, allora dopo questa castratura, chissà se sia... Ma sarà dolorosa? Sarà dolorosa? O ci anestetizzano come l'hanno fatto piano piano in questi anni? Useranno l'anestetico? Vi rispondo citandovi la fine di un film, anzi di un film di animazione. Qualcuno di voi ha visto Wall-E? Della Pixar? Vi ricordate come finisce Wall-E? Tutti gli uomini, cioè quello che resta dell'umanità, su un'astronave, parcheggiati, tutti i mega ciccioni là che bevono bibite iperzuccherate, che non sono neanche più capaci di digitare una tastiera, comunico col tipo telepensiero. Ecco, noi siamo diretti lì, cioè non su quell'astronave, ma lentamente arrivare ad avere un'interazione nella socialità e nel lavoro all'interno di questi mondi virtuali, che non sono necessariamente da essere concepiti come negativi, perché ricordate che nonostante adesso stiamo parlando di investimenti, di tecnologia disruptive, di rischi nuovi di mercato che abbiamo innanzi a noi, la priorità mondiale che ha l'umanità, forse la persona in fondo con gli occhiali in sintonia con me, è oggi la priorità mondiale la demografia. Bravo, la sovrappopolazione umana, quindi bisogna individuare un modello di sviluppo economico che si possa considerare sostenibile, che condensi il più possibile i consumi e eviti che arriviamo al collasso demografico e a quel punto lì mors tua vita mea. Arriviamo al collasso demografico e io ti provoco, perché poi alla fine non si trova neanche un cameriere per il bar. Ma passiamo oltre, caro Eugenio. Perché oltretutto questi razzi in copertina io non vorrei che fossero proprio quelli che ci porteranno. No, perché sono razzi, però è anche vero che assomigliano a qualcos'altro. Sì, beh, richiama idealmente quello che vi ho detto. C'è la supposta. No. La copertina ha questo significato. Lì si vede un bitcoin un po' crepato, craccato, non che sta. Che fatica a galleggiare, che rappresenta idealmente un obiettivo originario che aveva il Bitcoin, che oggi è stato totalmente stravolto. Infatti l'utilizzo per cui era stato concepito oggi nel vivere quotidiano non esiste di fatto. E poi abbiamo delle piattaforme di ghiaccio che sono rappresentative di un'epoca glaciale, che è il periodo storico che stiamo vivendo in questo tipo di mondo, sia i crypto markets, la criptoglaciazione. Da questa criptoglaciazione possiamo individuare alcune astronavi che sono in procinto di partire e altre che sono partite, che rappresentano alcune, a nostro modo di vedere, blockchain di terza generazione, di cui tutti nei prossimi 5 anni avremo coscienza e scienza, proprio come oggi tutti conosciamo il FANG, Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google. Tutti li conosciamo e sono convinto che la stragrande maggioranza li utilizza. Ecco, innanzi a noi c'è questo tipo di scenario. Quindi se adesso qualcuno ha ancora scetticismo o preoccupazione o perplessità su Bitcoin, è assolutamente condivisibile. Si tratta solo di aspettare che arrivi, proprio come fu per il 2008, un dispositivo disruptive che cambia radicalmente l'approccio della user experience, perché all'epoca interfacciarsi con il web dovevi avere un computer, dovevi avere una connessione a banda larga e poi dovevi anche essere capace di utilizzare tutte queste cose. Poi arriva Steve Jobs con l'iPhone, che cambia radicalmente questa esperienza, perché non c'è più bisogno del desktop, non c'è più bisogno della connessione a banda larga, è tutto lì, e soprattutto semplifica user, password, riconoscimento facciale e così via. Si tratta di aspettare che arrivi sul mercato a livello di disponibilità un dispositivo di questa caratteristica che facilita la user experience, quindi tutti quanti voi
vi renderete conto quanto facile è, non tanto Bitcoin, ma ricevere o inviare o utilizzare alcuni crypto asset. Per chi non lo sapesse, c'è già sul mercato un dispositivo del genere negli Stati Uniti e arriverà qui nel mercato europeo a fine primavera. Allora, prima di passare all'attualità, volevo farti ancora un paio di domande. Cioè, allora, prima abbiamo testato la sala e abbiamo trovato una sala un po' divisa a metà, cioè tra quelli che conoscono, che investono e anche chi invece sono qui ad ascoltarti, sì, e a prendere magari il libro proprio per capire meglio. Allora, ti faccio due domande. La prima è: chi dovrebbe investire in cripto? La seconda è: perché tu quelli di Bitcoin li chiami massimalisti o estremisti, insomma? Partiamo concependo, rispondendo proprio alla seconda, che rappresenta anche uno dei temi che vengono narrati, descritti con ampiezza all'interno del pamphlet. Il massimalismo di Bitcoin, per chi non lo sapesse, significa che quel tipo di mondo nel tempo ha sviluppato una corrente di pensiero, soprattutto di sviluppatori e di persone fortemente credenti in quella originaria tecnologia, per la quale esiste solo ed esclusivamente Bitcoin come il sacro graal. Tutto quello che poi è nato nei anni successivi, ispirandosi ovviamente alle logiche anche della tecnologia di Bitcoin, viene bannato, cassato o deriso come shitcoin, cioè crypto asset escremento, per utilizzare un termine non convenzionale, oppure aziende che hanno una governance centralizzata che si rifà a un gruppo di persone che decidono come e quanto quel tipo di sviluppo deve andare avanti, diversamente invece da Bitcoin, che in un qualche modo si può ancora considerare un po' velleitariamente effettivamente centralizzato, cioè non c'è nessuno che decide su in misura rilevante dove e come andrà quel tipo di adozione o di sviluppo. Quindi i massimalisti di Bitcoin sono, in Italia saranno tre dozzine di persone, che nel momento in cui entrate in un loro blog, in un loro forum, in un loro canale YouTube, e vi permettete di fare non una critica ma una piccola osservazione su Bitcoin, che secondo voi è questo, questo o quell'altro, vi arriva letteralmente una shitstorm da parte di tutta la loro enclave. Perché non capisci niente, studia, sparati, ci siamo solo noi, voi non capite niente, siete destinati all'estinzione, le altre coin non servono a niente, l'unica tecnologia siamo noi, e così via discorrendo. Quindi io ho fatto nel tempo questo tipo di associazione, che i massimalisti di Bitcoin, lo dico apposta perché questa è registrata, la mettiamo su YouTube e dopo parte la shitstorm, i massimalisti di Bitcoin sono come i terapiattisti. Fine. Cioè sono quelli che mi dicono che hanno ragione loro, la terra è piatta perché lo diciamo noi, e se tu non ci credi sei uno stupido, non hai capito niente, devi andare a studiare la geografia. Così, no, adesso anche un po' ironicamente. Fuori da questo nicchia molto contenuta di mondo cripto, in cui il Bitcoin è venerato quasi come se fosse una religione, tanto che si può a tutti gli effetti considerarla una setta, quella dei massimalisti, c'è tutto il resto, cioè blockchain di seconda o di terza generazione che servono a vari utilizzi e che sono state sviluppate da gruppi di investitori, da gruppi di sviluppatori, da gruppi di informatici, ingegneri provenienti da vari ambiti, che prendendo alcuni punti di ispirazione dall'originario progetto di Bitcoin ne hanno sviluppati degli altri, che ovviamente magari sono più performanti, più interessanti, più scalabili, come si suol dire, cioè che permettono un livello di adozione effettivamente per milioni di persone, non come oggi in cui le transazioni di Bitcoin sono oggettivamente limitate dal punto di vista quantitativo in unità di tempo prestabilita. Lo dico apposta perché così parte poi la shitstorm quando lo carichiamo. Ad ogni modo, noi che abbiamo una visione più pragmatica, quindi aperti, sì, non ci riteniamo al pari di tanti altri miei colleghi che hanno fatto questa scelta,
vediamo il potenziale che hanno alcune blockchain emergenti, rising blockchain, vediamo i casi di adozione a livello di prestigio mondiale e sulla base di questo mettiamo assieme tanti altri parametri che adesso qua per non tediarvi non entriamo e investiamo capitale di rischio su quelle che a nostro modo di vedere potrebbero diventare le prossime FANG, cioè aziende che nei prossimi anni tutti conoscerete e tutti utilizzerete, perché come ho detto prima, la rivoluzione da new economy, scusate, da old economy a new economy è arrivata con l'iPhone. Se non ci fosse stato l'iPhone e poi tutte le sue successive variazioni, saremmo ancora la username, password e l'interazione con il web sarebbe statica per la stragrande maggioranza di casi. È fondamentale rendersi conto di questo, perché siamo in, soprattutto chi è particolarmente giovane, deve rendersi conto anche delle opportunità professionali che ci saranno, perché si apriranno dei cambi di paradigma in ambito lavorativo che adesso a scuola, nell'università, non potete assolutamente recepire perché il corpo docente è troppo anziano. Fine. Allora, tu mi stai dicendo che alla domanda, poi ti voglio provocare ancora un po', sì, con sì. Lugano Plan B, sì. Ti voglio provocare un po'. Però allora tu mi stai dicendo, se posso fare un riassunto, cioè chi deve investire in cripto, tu mi stai rispondendo, tutti prima o poi, è così? Il 2022 è stato l'annus horribilis per gli investimenti azionari e obbligazionari. Tutte le principali case di gestione hanno a consuntivo iniziato a comunicare alla clientela e alle reti di consulenza finanziaria. Signori, ricordate che il portafoglio 60-40 storico, 60 azioni, 40 obbligazioni, caput, è finito, ci ha dato la dimostrazione, ha fatto perdere tutti quando negli anni precedenti questo generalmente non avveniva. Ebbene, le stesse case di gestione hanno iniziato a dire dovete iniziare a modificare la composizione di questo portafoglio iniziando ad inserire una variante alternativa o un comparto alternativo, quindi la 60-40 potrebbe diventare 50-40-10, 50 azionario, 40 obbligazionario e 10 alternativo, investimenti alternativi soprattutto in tecnologia disruptive. Ovviamente se uno ha 70 anni, io sono il primo a dire, guarda, continua con il 60-40. Ma se hai 20 o 30 anni e hai una capacità di risparmio significativamente di rilievo, a mio modo di vedere, devi puntare su questo tipo di aspettativa, perché l'inflazione è qui per restare. Non la rivedrete mai più l'inflazione al 2%, scordatevelo, dovrete vivere con un'inflazione in Europa tra il 3 e il 4% fisiologicamente strutturale, quindi fate un po' voi le conseguenze su un investimento, un portafoglio tradizionale, il 4% su 10 anni di inflazione, se non l'avete strutturato in maniera efficiente, sostanzialmente potete arrivare a perdere anche quasi la metà in termini di potere d'acquisto. Quindi, per rispondere sinteticamente, io consiglio le cripto, ovviamente non in misura massiva come le gestisco io e così via, però primo, iniziare ad avvicinarsi, secondo, inserirle all'interno dei propri portafogli nella consapevolezza che ad oggi non sono normate, sono investimenti finanziari non regolamentati, sono altamente volatili, sono ancora ad oggi concepite mediaticamente con un approccio forse che ha esacerbato la comprensione del fenomeno, però una cosa è certa, sono qui per restare e contribuiranno tantissimo all'evoluzione tecnologica nei prossimi 10 anni. 2030 sarà un anno di svolta per l'interazione nostra nel vivere e lavorare quotidiano, quando da web 2.0 passeremo al web 3.0. Allora, abbiamo ancora 10 minuti, perché tu sai che la formula dell'aperilibro dura tanto quanto un aperitivo che poi vi offriremo fuori
Eugenio che sarà qui sia per chi vorrà farsi firmare appunto le copie, ma anche per alcune domande in un modo molto più social. E saremo qua fuori in galleria dove stanno appunto preparando l'aperitivo per voi. Però tu mi hai detto, se io fossi ventenne, comincerei a fare una programmazione diversa. Se io fossi settantenne, anche no, però c'è un mondo dai ventenni e questa è una platea e anche chi ci ascolta che parte dai 30 fino Diversamente ai, giovani. esatto, fino ai 60. Ecco, quella fascia lì invece, so che, però non te la puoi dimenticare oggi. Quella fascia li guardo, alcuni tanti li conosco direttamente e indirettamente. La proiezione che dovete fare è la seguente. La proiezione che dovete fare innanzi a voi è la seguente. I prossimi 10 anni avrò tot. Avrò la seguente età. Per quell'età, che tipo di speranza lavorativa avrò ancora? Cioè, posso o voglio lavorare per altri 20-30 anni, oppure fra 10 anni, o che ne so, 50 o 60 anni, mi ritiro con quello che ho realizzato e mi godo il resto della vita. È una scelta soggettiva, ognuno la gestisce come meglio crede. Però per fare questo dovete avere o rendite finanziarie che coprono il vostro stile di vita o capitali da poter attingere per far fronte a tutte le vostre necessità e ai desideri da soddisfare. È difficile, abbastanza difficile, pensare che rispetto ai nostri padri noi possiamo permetterci, parlo generazione X e generazione Y, gli Z facciamoci il segno della croce per loro, che possano permettersi di fare questo stile di vita esclusivamente puntando alla previdenza nazionale, cioè alla vecchia pensione. Quindi dovranno crearsi dei canali alternativi che consentiranno di rimpinguare le disponibilità finanziarie che gli arriveranno attraverso la pensione o anche una pensione complementare. È per questo che sta cambiando nel mondo della finanza tradizionale l'approccio alla gestione del proprio patrimonio. Mentre prima vi erano le possibilità, le disponibilità per tutti nell'andare a remunerare in misura accettabile il rischio, perché quando l'inflazione è al 2 ti puoi permettere di abbassare tanto l'asticella, perché già con un 4-5%. E insomma, hai un tasso di interesse reale che viaggia al 3. E quindi nel tempo mantieni e fai crescere il tuo patrimonio. Ma se abbiamo, come abbiamo detto, un'inflazione strutturalmente fisiologica attesa per i prossimi 10 anni al 4%, voi capite che se anche realizzate un 5% netto, in realtà è un interesse dell'1% reale. Con l'1% reale praticamente state al palo, non vi muovete, nel tempo perderete potere d'acquisto e così via discorrendo. Quindi è fondamentale puntare su quei settori, su quei settori innovativi che avranno un'elevata probabilità di rivalutarsi, non molto, ma tantissimo, in modo tale che anche una piccola percentuale, tutto sommato modesta, del proprio portafoglio possa trasformarsi in motore di performance finanziaria complessiva, trasformando magari quel 5% lordo in un 8-9% lordo che farà la differenza, che farà la differenza. Ricordate che i nostri padri, i nostri nonni non hanno mai vissuto niente del genere, perché anche quando vi dicono: ma noi avevamo l'inflazione del 15, sì, è vero, ma avevate i tassi di interesse sui titoli di Stato al 20, e per un periodo di tempo tutto sommato è contenuto. Se uno si fosse posizionato o avesse anche optato per investimenti tradizionali come l'immobiliare, che hanno vissuto una straordinaria fase di boom delle quotazioni, questo ha consentito di a remunerare i loro sforzi, i loro capitali, i loro risparmi, poi trasmettere ricchezza alle generazioni future. Oggi noi non siamo più nella condizione di fare questo. È fondamentale, pertanto, in ottica di sopravvivenza finanziaria, dedicare risorse, il proprio tempo a studiare questo tipo di cambiamenti che ci riguardano dal vivo tutti, nel vivere, nel lavorare, nell'interagire con i nostri simili e così via. Grazie Eugenio, e per cominciare a studiare si può cominciare da questo libro che trovate qui in libreria, probabilmente, forse, dico forse, siamo l'unica libreria fisica ad averlo.
quindi oggi lo potrete anche... Sì, in Veneto sei l'unica ovviamente per l'amicizia storica, quindi tu devi avere un ruolo... Grazie. Vi posso fare questa... perché questo libro l'ho scritto in circa 3 mesi, proprio nel momento di massima tensione con le cronache finanziarie che ci ricordavano del collasso di FTX, SBF, Samuel Bankman-Fried, insomma... che ricordavano un po' la Lehman Brothers per i mercati finanziari nel 2008. Se avete nipoti, se avete figli che stanno studiando o all'università o che stanno per terminare la maturità o il quarto o quinto anno di scuola superiore, se volete rendervi conto, anche per iniziare voi stessi ad avvicinarvi, non bisogna essere degli scienziati, io non sono ingegnere, non ho una formazione scientifica, però... 5 anni fa lentamente ho iniziato a fare dei piccoli passi. Prima parti con 30 minuti, un'ora al giorno, poi ti appassioni, magari cominci poi ad aumentare la disponibilità. Sono convinto che chi ha questo tipo di approccio troverà il libro fortemente ispiratrice per la propria vita. E torno qua, se vuoi, a ribadirlo. Minimo lo rileggerete una seconda volta, perché ci sono alcuni passaggi che faranno così nella vostra testa, apriranno la lampadina verde e vi faranno capire che da web 2.0 a web 3.0 non si tratta di aspettare 10 anni, ma si tratta di aspettare anno dopo anno, e già per la fine del 2023 in Europa, in particolar modo anche in Italia, Germania e Francia, ci sarà l'arrivo di un device similare a quello dell'iPhone dell'Apple del 2008, che farà letteralmente da spartiacque con i precedenti anni. Cominceremo finalmente a sentire anche casi da parte dei media tradizionali, giornali e così via, giornalisti generalisti, che cambieranno approccio a la narrativa sulle cripto, al loro utilizzo e ai loro processi di adozione. Grazie. Allora, prima ascoltavamo questi tuoi consigli appunto cripto, però tu parli spesso di altcoin, no? Allora io ti voglio provocare, poi nel libro usi sempre dei termini folcloristici, bellissimo, quello su quell'accordo tra lo Stato di El Salvador e la città di Lugano. Allora, aperte virgolette, il sindaco, mi pare, di Lugano, il sindaco di Lugano dice: siamo interessati alle esperienze di El Salvador nell'adozione di Bitcoin come quale appunto valuta a corso legale. A corso legale, che tipo, cosa ne pensi? Per chi non lo sapesse, a Lugano, Svizzera italiana, c'è la città che ha stretto un gemellaggio con un'azienda cripto piuttosto conosciuta, che è Tether, per rendere disponibile il pagamento nel vivere quotidiano, soprattutto per gli esercizi al dettaglio, con Bitcoin, utilizzando un'applicazione particolare di cui non parleremo. Comunque, se uno vuole, a Lugano, per disposizione del Consiglio Comunale, si può pagare in Bitcoin. Questo è stato lanciato 2 anni fa e l'esperimento è piuttosto conosciuto nell'ambiente come Lugano Plan B, perché appunto vuole tentare di replicare quello che ha fatto uno stato sovrano dell'America centrale, che è il Salvador, più di quasi 2 anni fa, che ha scelto di affrancarsi dal dollaro americano e dire: no, noi imponiamo, rendiamo disponibile l'utilizzo di Bitcoin per la vita di tutti i giorni. Quindi vai a fare benzina, paghi in Bitcoin, vai a comprare il boccadillo, il panino, puoi pagare in Bitcoin e così via. Sì, sulla carta è una notizia straordinaria, tanto è vero che le comunità di massimalisti e tutti coloro i quali amano i Bitcoin sono andati in uno stadio di euforia, perché sentirsi un paese che dice: voglio affrancarmi dallo zio Sam, dal governo degli Stati Uniti, dal dollaro americano, farmi una mia propria, cioè gestirmi in autonomia la mia propria, l'aspetto monetario della mia economia, rifacendomi a Bitcoin, caspita, veramente siamo innanzi a qualcosa di epico.
Purtroppo, più che epico, bisognerebbe dire goliardico, perché ad oggi i casi effettivamente di adozione sono irrisori, insignificanti. Questo non lo dico io, lo dice nel Salvador, l'Università di El Salvador, che ha fatto commissionato uno studio apposito per chiedere alla popolazione salvadoregna, parentesi, per chi non lo sapesse, uno degli stati più poveri al mondo ed anche uno dei più pericolosi, perché si trova al centro del traffico, del narcotraffico, assieme a Nicaragua e Honduras. Ebbene, quello che è emerso è che i salvadoregni, nonostante siano stati incentivati nell'utilizzo di El Salvador, letteralmente gli hanno dato 30 dollari per a ognuno salvadoregno per iniziare a utilizzare questa applicazione che consente di pagare con il proprio device in Bitcoin. Noi adesso potremmo dire, figa, 30 dollari, ma va in casino. Sì, per noi 30 dollari ci fanno sorridere, ma per loro 30 dollari sono 2 mesi di comida, cioè di... Sì, hanno comprato il riso quotidiano e il Esatto. mais quotidiano. Beh, il mangiare di tutti i giorni, il mangiare quasi tutti i giorni per una famiglia molto povera. Quello che è accaduto è che le persone, a distanza di quasi 2 anni, in questo caso di adozione, ha dimostrato delle gravi falle, soprattutto un'adozione bassissima, tanto che nella popolazione si è ormai recepito come Bitcoin al posto di una inversione, ossia un investimento. Le persone della calle, le persone del pueblo, ti dicono che Bitcoin serve per investire, serve per speculare, Non non puoi per ridere. in sostituzione del dollaro. Tant'è che ci sono casi anche documentati su YouTube di chi è andato a fare turismo del Bitcoin, come si suol dire, vado là a vedere se effettivamente si può farlo quello che dice il primo ministro, presidente del Salvador Bukele. Tanti alle pompe della gas station ti dicono: voglio pagare in... No, guardi, guardi, spenga, 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 spenga la telecamera, mi deve dare i dollari americani, io non voglio Bitcoin. Perché si sono verificate anche problematiche di natura, problematiche legate alla tecnologia di questo dispositivo che sono spiegate all'interno del pamphlet. E poi, plan B, non è altro un tentativo di scimmiottare quello che è accaduto in un paese. Il terzo mondo, il Salvador, fa parte di quel tipo di settore. Ebbene, considerando che Lugano, piazza finanziaria internazionale piuttosto conosciuta, in Europa una delle prime, arrivare a portare una espediente di questa portata, si dovrebbe ipotizzare uno straordinario exploit. E purtroppo anche in questo caso l'exploit è inesistente. Lo trovate, sapete come, andando a leggere gli articoli, gli editoriali della stampa ticinese, che è andata ad intervistare le attività al dettaglio, quelle che dovrebbero utilizzare e consentire l'interazione con Bitcoin. E di circa 2700 attività al dettaglio, pizzerie, ristoranti, hotel, barbieri, giornalai, librerie, insomma tutti quelli che hanno interazione nel one-to-one, day by day, meno del 3%. Dopo 2 anni di investimenti pubblicitari e propaganda è spaventosa. L'aspetto, a nostro modo di vedere, ripeto, come incubatori finanziari riguardo a questo tipo di esperimento, è che tanti non sanno che quei pochi che hanno accettato di farsi pagare in Bitcoin, quindi tu devi andare là con uno smartphone come questo che ha un'applicazione particolare che ti consente di interagire. Questa applicazione che è stata sviluppata, nel momento in cui tu, Marco, vai a fare il pagamento in Bitcoin, sai che cosa fa? Istantaneamente converte in franchi svizzeri. Che a quel punto uno si chiede: ma scusa un attimo, ma che senso ha che io vado a utilizzare Bitcoin se tu, merchant, cioè tu, esercente al dettaglio, vai istantaneamente a convertirli in franchi svizzeri? E questo è un altro aspetto fortemente negativo della vicenda. Ad ogni modo, ad oggi, quello che possiamo evidenziare è che vi è una scarsa adozione o addirittura insignificante anche in seno all'Unione Europea, anche in un centro finanziario, nonostante un battage pubblicitario che dura ormai da 2 anni, e lì non sono in mezzo alla giungla o le persone sono dei mezzi finanziari limitati. Insomma, Lugano ha un tenore di vita particolarmente elevato. Nonostante questo, non vi è stato alcun tipo di adozione in Lugano. Plan B, oltretutto ci sarà il secondo anniversario proprio tra un mese abbondante, mi pare aprile. Se qualcuno è interessato può andare a Lugano, iscriversi e
visitare l'evento anniversario in cui ti spiegano l'adozione e così via. Ad oggi, chi è del settore, non i massimalisti che ti diranno che tu non capisci niente di Bitcoin perché abbiamo ragione noi, la terra è piatta e via così discorrendo, ma ad oggi ci si rende conto che un merchant, uno che gestisce un'attività al dettaglio, perché lo devi limitare solo con una coin? Cioè, se abbiamo detto prima che ci sono circa 20.000 digital asset, 20.000 cryptocurrency, di queste 20.000 ce ne sono 200 che ha senso seguire, di cui essere competente. Se anche di queste 200 ne prendo 20, perché mi devi limitare? Dammi un dispositivo o un'applicazione che mi consente di pagarti scegliendo, dandomi la possibilità a me di scegliere: voglio pagarti in Bitcoin, ti pago in Bitcoin, voglio pagarti in altre cripto, ti pago in altre cripto. Ad oggi sono pochissimi le blockchain e le aziende fintech che stanno sviluppando proprio questo, ossia consentire alle persone di interagire con un merchant, qualunque esso sia, anche online, dandogli la possibilità e la preferenza di eleggere, scegliere la cripto con la quale vuole effettuare la transazione. Allora, siamo arrivati alla domanda finale, no? Quella che in tanti aspettano. Insomma, è da mesi che il mercato cripto è un po', usiamo il termine, un po' sotto pressione. Ecco. Sotto pressione mi pare la cosa giusta. Ecco, poi succede che venerdì questa pentola a pressione scoppia e parliamo della dodicesima, sedicesima banca americana, la Silicon Valley Bank, no? Ecco, che nesso, poi oggi mi pare anche la filiale, o ieri o oggi anche la filiale in UK. Ecco, qui i giornali invece non specializzati cominciano a dare notizia e capire, cominciano a far capire alle persone che magari se ne intendono poco che forse qualche ramo arriva anche qui. Ecco, di che cosa dobbiamo avere paura e che cosa c'entra questa banca con il mercato cripto? Certo, la Silicon Valley Bank è us next, cioè l'ultima di quelle che negli ultimi 3-4 mesi ha manifestato problematiche di stabilità e insolvenza finanziaria. Questa banca specifica si era specializzata nell'attività di prestito di capitale di rischio a aziende fortemente innovative, le cosiddette start-up, che oggi ti presto 1 milione, forse fra 5 anni tu sei capace di restituirmene 5. Questo nella migliore delle casistiche idilliache. Quindi l'attività di erogazione di questa banca, quindi dove guadagna, è prestare denaro sotto forma di prestiti che avranno un'esigibilità a lungo termine. E come si fondava? Cioè, dove otteneva la provvista finanziaria per effettuare questi prestiti? Raccoglieva denaro soprattutto da aziende corporate, cioè investitori non proprio retail, quindi aziende multinazionali, altre banche che investivano su questa azienda perché ovviamente avevano un'aspettativa di elevata remunerazione nel tempo, erano specializzati in queste attività di picking, di selezione delle aziende più promettenti e così via. In più, sempre la Silver Bank, scusate, la Silicon Valley Bank utilizzava gran parte delle proprie disponibilità per investire negli anni prima in qualcosa che fosse anche remunerativo, non necessariamente prestandolo a lungo termine. Una banca non può esporsi esclusivamente con un'aspettativa di rientro del capitale a 5 o 10 anni, deve avere anche un orizzonte a 2 a 3 anni. Infatti, che cosa fece? Siamo tanto esposti sul rischio con l'attività cosiddetta imprenditoriale di finanziamento al tech, riduciamo il rischio e compriamo qualcosa di più sicuro, titoli di Stato statunitensi a tasso fisso.
solo che l'hanno fatto quando i tassi stavano quasi a zero. Quindi si sono trovati nel giro di 6 mesi che gran parte della loro posizione investita in titoli di Stato, beh, è un paradosso questo se ci pensate, i titoli di Stato statunitensi sicuri, garantiti dal governo, che davano all'epoca un rendimento tutto sommato modesto, nel momento in cui i tassi da parte della Fed si alzano troppo velocemente, fanno crollare il valore di quegli asset. E cosa fa la banca in questione? Li deve vendere perché il danno, per limitare il danno. Questo danno è stato quantificato in circa 1,8 miliardi, quindi hanno realizzato, vendendo titoli di Stato americani, 1,8 miliardi in una settimana. È stato necessario lanciare un aumento di capitale sociale per 2,25 milioni di dollari per far fronte a questa perdita. Quando gli analisti delle altre banche sono andati a esaminare che cosa avevano fatto, come erano impegnati, come si erano impegnati, hanno detto, ricordavano un po' quello che era accaduto anche qua a Vicenza, con la banca di Vicenza, non è conveniente andare a sottoscrivere le azioni in questo momento, la sottoscrizione è andata quasi deserta e pertanto la banca si è trovata insolvente, cioè non è stata in grado di far fronte alle proprie esigenze. Per quale motivo? Perché nel frattempo le notizie sono circolate e chi aveva a livello retail, quindi come noi, il conto, a caspita, la banca ha fatto l'aumento, a caspita, ha perso quei titoli di Stato, aspetta che vado a ritirarli. Perché rispetto al mercato italiano, negli Stati Uniti i depositi sono garantiti fino a 250.000 dollari. Sopra li perdi, come da noi sono 100.000, tutto quello che sta sopra sei a rischio. Quindi chi aveva depositi oltre quella soglia è corso a ritirarlo ed ha aumentato ancora di più la velocità di contrazione della capacità di essere solvente della banca, e sappiamo poi come è andata a finire. Oggi l'unica certezza che trasmette un po' di conforto è sapere che lunedì alle 5:30 orario italiano, di pomeriggio, ci sarà una riunione d'emergenza del board della Fed per strutturare un piano di intervento volto a evitare fenomeni di contagio, perché l'unico aspetto di cui possiamo essere in qualche modo, non dico tirare sospiro, ma sapere che 15 anni fa i banchieri centrali si ricordano che cosa è accaduto quando sono intervenuti troppo tardi, hanno detto no, il mercato, non siamo un paese socialista, chi deve fallire fallisce, la pulizia la farà il mercato. Si è visto che cosa ha portato poi la pulizia la farà il mercato, 8 milioni di disoccupati con conseguenze che sono durate 4 anni, governi che hanno lanciato mega interventi di risanamento del tutta l'apparato bancario e finanziario e così via. Oggi ci troviamo in una condizione un po' di similitudine, perché il rischio di contagio è tutto sommato è modesto, nel senso che ci sono sicuramente altre banche che operano come la Silicon Valley Bank, però adesso magari io mi aspetto che da parte delle autorità venga per prudenza limitata l'attività di prelievo. Vi ricordate cosa accade in Grecia nel 2013? Certo. Ecco, per evitare che collassino tutte, ti dicono, boh, tu puoi prelevare, che so, 2.000, 3.000, 4.000 dollari. La banca è garantita, c'è la FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation, che è tipo il nostro fondo interbancario di tutela dei depositi, che pertanto dovrebbe fare questo tipo di trasmettere questo conforto. Ad ogni modo, tutto è stato originato proprio come nel 2008, ancora una volta, da una manovra di restrizione monetaria troppo repentina. Se fosse stata più smooth, cioè più morbida, meno così incessante, in cui non si è visto un rialzo di questa portata dei tassi negli Stati Uniti negli ultimi 40 anni, soprattutto avendo vissuto quello che era stata la grande crisi finanziaria del 2008-2009, si suppone che chicca, così vi facciamo anche un po' di paura a quelli che sono qui presenti. Allora,
Se, vedo già mani che sì, si toccano. Dunque, Silicon Valley Bank Securities è sotto gli occhi dei riflettori la Silicon Valley Bank Holding, cioè la capogruppo che controlla l'attività bancaria, quelle di investimento e così via. Il CEO, l'amministratore delegato della Silver Bank Security Corporation, che è diciamo il braccio armato finanziario di questa banca, quindi amministratore delegato, da dove viene fuori? Era uno degli amministratori, consiglieri di amministrazione della Lehman Brothers, si chiama Joseph Gentile, quindi nel 2008-2009 era lì dentro, lo hanno preso e portato in campo. Quindi questo l'ha premiato. Beh, potete star sicuri che tutte quelle persone non sono andate a McDonald's a lavorare, sono dentro qualche altra parte. Qualcuno ha gridato al bis e ha detto bis. Esatto. Allora, allora io intanto, se posso, ti ringrazio e vorrei che farlo anche con un applauso. Grazie Eugenio. Allora, il tempo è passato, io vi chiedo se avete delle domande tenetele per dopo, che così Eugenio ha detto che sta qua fino a mezzanotte e potete parlare di tutto quello che volete, perché almeno così riusciamo a rimanere nei tempi. Io ho solo una cosa devo dirti, sì, che non c'entra niente col libro, e voglio sempre provocarti, perché mi è venuto in mente che allora noi il 24 marzo abbiamo un incontro, una per il libro, sull'intelligenza spirituale, un po' distante, e il 14 aprile ce l'abbiamo sull'intelligenza artificiale. Oggi, prima di venire qui, leggevo un articolo di una frode, la faccio lunga ma arrivo a te, sì, non ti preoccupare, di una frode. Gli anziani? L'intelligenza artificiale replica perfettamente la voce di un parente, che richiede aiuto, che richiede soldi, che richiede, e questi ci cascano. Ora allora io mi domando, no? Perché poi parli di metaverso, no? Allora io mi chiedo, un tuo cliente chiama in New Change, SPA, risponde una signora, glielo passo subito. Vuole una consulenza e sente la voce tua e degli altri consulenti che gli dice che l'unica cosa da fare è investire in, e non voglio avere, non voglio provocare oltre. Bene, è questa l'intelligenza artificiale che ci arriva? No, quella è la deficienza artificiale, nel senso che esistono già da più di un mese episodi non solo di frode di questa portata, ma che richiamano a un utilizzo improprio di questi nuovi dispositivi qua, che consentono di utilizzare questo potenziale disruptive per voce dello stesso Musk. Pensa alla replica del tuo canale seguitissimo, Eugenio Benetazzo, su YouTube o su altri canali, fatto da qualcuno diverso da te. Sì, per il mondo cripto noi siamo, io e tanti altri nostri colleghi, miei colleghi, siamo, ci sentiamo sicuri, perché gran parte delle operazioni non vengono fatte over the voice, cioè esclusivamente sulla voce, ma presuppongono un riconoscimento biometrico facciale con un dispositivo che ti consente di sapere che effettivamente dall'altra parte stai parlando con me, non con un avatar o con uno che utilizza un dispositivo per replicare la mia voce o quella di qualsiasi altro. Quindi, ritornando a quello che vi dicevo prima, quante volte avete sentito parlare o letto sui giornali questa persona aveva Bitcoin, li ha persi, non trova più il conto, la password per recuperarli, sì o no? Certo. Boh. Sappiate che proprio richiamando alla tecnologia disruptive ci sarà, anzi c'è già, un dispositivo, un smartphone di nuova generazione che chiama lo smartphone riduttivo, che vi consentirà di avere il riconoscimento facciale biometrico
per l'interazione con determinate blockchain, in modo tale che perdete i vostri, il vostro wallet, non vi ricordate la password, non avete fatto le copie di protezione, nessun problema, la vostra faccia rimane univoca nel tempo, si modifica, ma comunque vi consente di avere questo tipo di interazione, e sarà uno di quei device che migliorerà e cambierà la user experience, perché ancora adesso, quando io parlo con qualcuno che vorrebbe iniziare a fare il proprio sponte, qualche investimento sul mondo cripto, lo metto in allerta: hacker, devi avere una postazione ipersicura dal punto di vista informatico, devi avere tutta la cosiddetta recovery procedure, cioè un procedimento per recuperare tutti i tuoi investimenti, se si rompe il computer, te lo rubano, perdi la memoria, devi sapere come fare per recuperarli. E tante persone, quando vengono a conoscenza di questi aspetti, che sono critici, perché se non li rispettate perdete tutto, non qualcosa, alzano le mani e dicono no, è roba per gic, cioè sono investimenti o similtali che presuppongono un livello di formazione e di conoscenza informatica che non è nella media della popolazione italiana, perché io stesso conosco persone che sono laureate in ingegneria e hanno voluto approcciarsi, avvicinarsi, e hanno perso tutto perché non hanno seguito i vari step. Quindi è proprio quasi come se foste dei neurochirurghi quando operate nel mondo cripto. È chiaro che tanti di voi avrebbero l'apprensione, però se io vi faccio vedere, e adesso non posso, ma più avanti si potrà in Italia, un dispositivo che renderà questo tipo di interazione user friendly, quindi facile per chiunque, anche per una persona di media età, facendovi comprendere che questo tipo di rischio di perdita totale si azzera totalmente, e potete stare sicuri che si avvicineranno al mondo milioni di persone in poco tempo, proprio quello che fece l'iPhone all'inizio. Prima fu una esigenza di status sociale, farsi vedere che c'aveva qualcosa che era più avanti nel tempo, e poi oggi, se non è l'iPhone, è uno smartphone di nuova generazione, lo avete tutti, nessuno più può farci a meno, è solo questione di tempo. Bene, grazie a tutti. Allora vi do alcune grazie davvero, grazie Eugenio.